Mentre aspettiamo che il bambino che ascoltava probabilmente questa canzone fin da piccolo accenda il lume alla sua finestra, io vorrei fare alcuni ringraziamenti insieme a voi, penso, quindi che vorrete con me ringraziare le persone che hanno fatto questo piccolo appuntamento di omaggio a Gesù, questo piccolo grande appuntamento. Innanzitutto i musicisti dell'Orchestra Popolare Italiana dell'Auditorium di Roma, il Parco della Musica, guidati dal maestro e amico Ambrogio Sparagna. Grazie Ambrogio. Poi questo magnifico coro dei bambini delle scuole di Pontinia, con le loro maestre, le loro direttrici che sono venute insieme a cantare qui per noi e per Gesù di fronte al presepe. Poi invece il coro popolare, quest'altra parte, non sono più bambini ma sono ancora belli, il coro popolare diretto da Anna Rita Colaianni e il coro di Amarcanto diretto da Laura Amati. Hanno fatto insieme questo grande coro per noi e per voi questa sera. Allora adesso appunto si deve cantare di fronte al presepe, poi si deve anche stare in silenzio, anzi chi sa cantare è anche chi sa stare in silenzio, perché l'uomo libero ci si accorge che un uomo è libero da due cose: perché sa cantare e sa cantare insieme, e perché sa ascoltare, perché non è così pieno di sé o pieno di pregiudizi o pieno di presentimenti, che ha ancora energia per aprirsi al mistero e per aprirsi all'ascolto. Perché un uomo libero è quello che sa cantare e sa ascoltare.